2022 è iniziato nella convinzione generalizzata che sarebbe stato l'anno della ripresa dopo 2 anni di pandemia. La realtà, trainata da eventi inattesi, è stata decisamente diversa. Inflazione crescente, costo delle materie prime in aumento, tensioni sulle fonti energetiche, problemi nelle catene di approvvigionamento, pressioni sui tassi, previsioni di crescita a ribasso. Ci avviciniamo a rapidi passi verso la fine dell'anno. Quali sono le vostre attese e quali le ripercussioni sulla vostra asset class? Le attese per la fine dell'anno purtroppo sono di ulteriore incertezza, quantomeno nel breve termine. Tutti gli esempi che sono stati citati purtroppo non hanno una definizione chiara e certa, quantomeno nel breve periodo. Pensiamo a tutti quelli che sono gli effetti del conflitto bellico su cui non si ha certezza ovviamente di soluzione nel breve termine o l'andamento generale dell'economia, a cui si aggiungono peraltro anche quelle che sono le conseguenze specifiche e anche la situazione specifica del nostro paese. Pensiamo anche al fatto che si sta per stabilire un nuovo esecutivo che dovrà affrontare dei problemi particolarmente delicati nel primo periodo della legislatura. In questo contesto, l'asset class nella quale noi abbiamo deciso di investire, e parliamo quindi di infrastrutture, in particolar modo di infrastrutture sociali, è quella che ha dimostrato storicamente un elevato livello di resistenza a shock macroeconomici, anche in questi ultimi 2 o 3 anni. Questo grazie a una serie di fattori, alla diversificazione settoriale, pensiamo, ma al fatto che le infrastrutture rispondono a bisogni primari della popolazione incomprimibili, e quindi risultano essere anelastiche. Ci sono altri elementi poi che garantiscono, ecco, questa tipologia di resistenza a situazioni di incertezza e a ridurre il rischio complessivo. Il fatto che siano realizzabili su tutto il territorio, quindi su diverse tipologie, insomma, di aree, attuando una diversificazione territoriale, ma anche una diversificazione per tipologia, per funzione, per taglio, quindi di fatto viene abbassato il rischio del singolo investimento. C'è poi un ultimo elemento molto rilevante in questo periodo, il fatto che storicamente sono tra le asset class, forse l'asset class che meglio ha risposto, meglio ha performato in periodi di alta inflazione e anche di bassa crescita. Questo si evince da una serie, ecco, di dati e di analisi sui rendimenti annuali medi degli ultimi 20 anni di asset class differente. Se a tutto ciò aggiungiamo poi che parliamo di un settore e di un ambito in cui c'è una carenza di offerte, in particolare nel nostro paese, enorme, ecco lì che questa si traduce anche in un'opportunità di investimento importante per i nostri investitori.